Salve a tutti ragazzi, io sono Phoenix e bentornati nell'Ombra di Mordor, nel Lucente Signore. Proseguiamo con Cuori e Menti, andando a catturare il secondo capitano per andare ad affrontare Sauron. Allora, comandante leggendario anche questo. Bene, bene, dovremmo per tirarlo fuori questo giro, c'era scritto, che dovremmo marchiare i suoi adepti, i suoi seguaci. Per cui vediamo un po' cosa ci porta a fare. Anche sto giro missione uguale alle altre. Vabbè, dai, speriamo in bene. Non ho ancora ricaricato l'anello, però, Per cui spero sia cavabile. Riempirò questi Uruk di luce. Abbandoneranno il loro comandante. E lui abbandonerà Sauron. Allora, Marchi, dici se guardi sta a far scattare l'allarme. D'accordo. Siano così tanti stupidi monumenti di stupidi re. Sono neanche più in vita. E allora, vediamo. Piano. Ciao, caro. E uno. Ok, qua quanta gente c'è? Gente fastidiosa. È scappato un Grog. E ora qualcuno deve andare a prenderlo. Beh, non io. Ho ben altro. Vediamo. Giù. Magari calpesta un paio di. Allora, vediamo. Abbiamo lui. In giro non vedo gente, per cui è meglio attirarlo. Laggiù qualcosa si è mosso. No, non si è mosso nulla, tranquillo. Avvicinati però. Non dobbiamo far scattare l'allarme. Allora, sto diventando sempre più dislessico. Allora, preso. Allora, adesso dobbiamo andare per di qua. Vediamo. Quel tizio laggiù. Ok. Allora, vediamo. C'è gente lassù, quindi non dovrei avere problemi a fare accussi. E prezzo. Ciao, caro. Molto bene, molto molto bene. Disse la signora Irene. Che delle sue figlie ne aveva le palle piene. Ah! Che simpatia che ha il Phoenix. Molto ok. Laggiù. Non vedo gente vicina. Vedo gente lassù in alto. Piano, con calma. Con calma. Tanto è stupido, non ci vede se andiamo di lato. Non ho una vista molto. È come se avesse il paraocchi, come se fosse un cavallo. Allora, questo potrebbe essere un problema. No, cazzo! L'ho visto! Mi serve aiuto! Vai! Amica! Merda! Cazzo! Basta? Tranquilli, buoni. No, no, non assaggiare nessun acciaio. Tranquilli. Tranquilli, calma, sangue freddo. Allora, laggiù. Merda! Ah! Cazzo, no. Con calma Phoenix, che sennò qua va a finire male la situazione. Via! Ne avremmo molti di più se gli schiavi non fossero così figli. Siamo in una situazione abbastanza schifuz. Sono una razza di globo fannulloni. Ma potremmo attirare lui appena quell'Uruk se ne va via. D'accordo, facciamo così. Vai. Credo di aver sentito qualcosa. Non serve che lo comunichi agli altri, però, dai. Piano. Silenzio. Bravo, bravissimo. Ok, qua non c'è più nessuno. Devo andare in alto? Ma ce ne sarebbe uno in basso. Ma non è che mi abbia così tanta voglia di rischiarmela, Sono solo ratti, di sicuro.
senza dubbio. Così la carne è più. Allora, vai. Sali. E che cavolo, sali! Non possiamo salire forse? No, non possiamo salire. Grande Phoenix. Allora, quello laggiù sembra isolato? O no? Allora, non mi va di usare una freccia, preferisco andare di là saltando. Con calma, tranquillo, vai! Polli senza testa. Merda. Piano. Che situazione del biffero. Cosa succede, gente? No, non c'è nulla. Non ne mancano soltanto tre, dai, dai Phoenix. Piano, 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 piano. Così. Ok, e ci siamo, anche qua. Avete mica visto quel fantasma che ci sta subito? Vai, vai. Niente, il capo perde tempo. Allora, laggiù dovremmo andare a prendere quello. Dovremmo farlo con. Non abbiamo bisogno dei suoi ordini. Questo qua sembra abbastanza fattibile, dai. Facciamo così. Tanto lui è bravo, non parla. Non parli tanto e mi piaci così. Tu sei stupido e vieni catturato facilmente. Skunk, capo razziatore. Dove sei? Laggiù. Abbiamo ricaricato anche l'anello. Fantastico. So che sei qui. Le tue piccole ribellioni fanno ridere. Mi sono salvato in extremis. In extremis prima. Non fanno ridere nessuno. Sono fighe le mie ribellioni. Allora, vediamo. Lui. Visualizza punti deboli e forti. La colpite grazie in combattimento. Attacchi furtivi. Può essere ferito degli attacchi furtivi. Fantastico. Non ho visto se è debole agli attacchi a distanza, però, francamente. Pensi che il capitano è forte? Vai così! Dimmi che lo catturo! No? Vai! Allora, usiamo the power of the ring. The bigger ring. Phoenix, non sparare aggettivi a caso. Un'altra volta. No! Ancora in debolito, uccidiamo. Un po', finora mi hai molto deluso. Sembri un vampiro, catturalo. Uzi, mi sapevi, non servirò mai. E invece mi servirei. È Sauron a regnare e i tuoi soffriranno. È bello che era questo Uruk, domina. Una cosa che abbiamo visto, questi ultimi due scontri, è che basta portarli a un certo livello e si sottomette da solo. Non è che devi stare attento a non ucciderlo, forse devi stare attento a non ucciderlo. Però basta che ti avvicini e lui ti dà il comando di dominarlo di più, stare ad afferrarlo con la presa e per dominare. Ok. Ok, dai, è stato più semplice del previsto. Buono. Non puoi arrestare l'oscurità. Diverrai ciò che cerchi di distruggere. Questa è una cosa molto saggia. Il potere non può condurre solo all'oscurità. La luce delle Region risplenderà sulla terra dell'ombra. Magari fosse stato così amico Celebrimbor.
Molto bene, e con questo direi che è tutto per oggi, per cui fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto, lasciate un mi piace e condividete, e se volete iscrivetevi al canale. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, e intanto sto parlando sempre più veloce, alla prossima ragazzi, ciao!